Quali sono i motivi del presidio di questa mattina dinanzi la prefettura di Salerno? Salve, innanzitutto buongiorno a tutti, sono Raffaele Vitolo, il segretario provinciale del sindacato CONAPO autonomo dei Vigili del Fuoco di Salerno. E noi manifestiamo qui davanti alla prefettura questa mattina, è una manifestazione congiunta in tutte le prefetture d'Italia, sta succedendo questo. In realtà chiediamo l'equiparazione alle forze di polizia, agli altri corpi dello Stato. Abbiamo anche una carenza di personale a livello nazionale di oltre 3.000 unità. Immaginate che Salerno è una grande provincia, abbiamo 10 distaccamenti e sul territorio puntualmente tutti i giorni abbiamo circa un'ottantina di unità presenti che devono ottemperare a tutte le interventistiche che può capitare su tutta la provincia. Noi riteniamo opportuno l'equiparazione economica agli altri corpi dello Stato perché non pensiamo che abbiamo una differenza di rischio rispetto agli altri corpi dello Stato. Rischiamo come loro, se non di più. E purtroppo però il governo non ci riconosce l'equiparazione economica. Noi percepiamo circa 300 euro in meno mensilmente rispetto a chi ne percepisce di meno, insomma. E quindi chiediamo fondamentalmente questo. E invece a Salerno i Vigili del Fuoco com'è? Le risorse umane come sono? Cioè, sono sufficienti oppure manca qualcosa? Anche Salerno, come il resto d'Italia, ha carenza di personale. Infatti a volte capita che noi non riusciamo a completare la squadra di intervento, perché la squadra è composta da 5 unità, proprio istituzionalmente, per poter ottemperare tutte le casistiche di intervento. A volte si esce in 4, forse anche in 3, capita anche in 3 perché non c'è proprio carenza di personale. E questo è grave. Il prefetto ci ha ricevuto, abbiamo consegnato le nostre richieste e speriamo che si faccia portavoce presso il governo di queste problematiche.